questo nuovissimo video di Minecraft, ragazzi. Siamo ritornati con la serie One Command. Oggi andremo a vedere ben due One Command, ragazzi. Ragazzi, oggi andremo a vedere due One Command che aggiungono dei giochi in Minecraft. Praticamente aggiungiamo un gioco all'interno del gioco, una cosa molto molto figa. Allora, ragazzi, il primo One Command che andremo a vedere è il videogioco che tutti conosciamo per smartphone, ovvero AA, che è quel giochino dove c'è la palla che gira e tu devi azziccare tutti gli aghi senza appunto colpire gli altri. L'hanno riprodotto in Minecraft con il One Command, il creatore è Fahrenheit. Quindi, ragazzi, senza perderci un ulteriore chiacchiere, andiamo a vedere subito questo primo One Command, ovvero AA in One Command. Ovviamente dobbiamo fare slash give chiocciola p command trattino basso block e andiamolo a piazzare dove cazzo ci pare. Andiamo a copiare all'interno il comando, che ovviamente vi lascio sempre qua sotto in descrizione, ricordatelo perché magari non tutti lo sanno. Andiamo a fare fatto e attiviamolo con il blocco di pietra rossa. Si sta creando il comando. Intanto che si vede il comando, ragazzi, potete vedere che praticamente c'è questa costruzione che ho creato. Ho fatto questa costruzione appunto per mostrarvi questo gioco. All'interno di questa casa ho costruito appunto il pavimento arancione, tutta bella illuminata, così vedete meglio appunto il gioco, perché se piazzassi quel giochino qui non si vede un cazzo. Comunque adesso capite perché. Come vedete non c'è scritto niente, possiamo distruggere la machine, il comando, oppure possiamo prendere il libro che ovviamente già avevamo. Come vedete abbiamo questo libro AA Levels, possiamo andare a selezionare il livello, possiamo uccidere il gioco in corso oppure dobbiamo givarci l'A. Per giocare la prima volta ovviamente dobbiamo fare give AA e andiamo a piazzare questo. Come vedete c'è uno slime, ecco perché non ho preferito piazzarlo su uno sfondo diverso dal verde, perché altrimenti non si vedeva un cazzo. Abbiamo questo slime messo qui e poi praticamente per appunto startare il livello riapriamo il libro e andiamo a selezionare livello 1. Come vedete parte il livello. Dobbiamo in pratica spingere questo fiore all'interno appunto dello slime senza farlo sbattere con gli altri. Come vedete livello completato. È uguale, ragazzi, è identico ad AA che si trova su smartphone, fatto tra l'altro davvero molto bene su Minecraft. Andiamo a fare magari il secondo livello, quindi piazziamo il libro, selezioniamo il secondo livello. Adesso abbiamo 6 fiori da attaccare, quindi 1, 2, 5, adesso è difficile 6, e anche questo è fatto. Oltretutto non è che fa sempre un giro orario, ma può anche cambiare giro come cazzo gli pare. Come vedete aumenta anche la velocità. Però andiamo ad avviare l'ultimo, che dovrebbe essere più difficile. Ok, che va abbastanza lentamente nell'ultimo, perché dobbiamo vedete, ecco qui, nell'ultimo è riuscito a cambiare direzione e lo fa totalmente in modo randomico. Adesso se riesco a finire l'ultimo livello, ragazzi, voglio, non lo so, un premio, perché ne ho azzeccato gli ultimi 6. Oddio, qui non ne posso più infilare, madonna, vediamo se riesco. Ma adesso è impossibile, oddio no, vaffanculo. Per eliminare il livello ci basta fare kill AA, come vedete lo slime muore. Un'altra cosa di questo One Command è che se siamo messi in peaceful cambiano automaticamente la difficoltà a normale, perché appunto ha bisogno di spawnare lo slime, altrimenti il gioco non funziona, quindi in automatico cambia la difficoltà. Quindi, ragazzi, questo era il primo comando, ovvero AA in One Command. Adesso andiamo a fare il secondo, che è veramente troppo figo, che praticamente, ragazzi, aggiunge un tavolo da ping pong giocabile al 100%. Andiamo a spawnare qui la nostra struttura, che appunto ovviamente vi lascio sempre il link in descrizione. Andiamo a fare fatto e andiamolo ad attivare con il blocco di pietra rossa. Si va a creare appunto questa costruzione, costruzione creata da Mr. Garretto questa volta, che appunto, come vedete, è table tennis. Quindi adesso cosa bisogna fare? Bisogna prenderci degli oggetti, ragazzi, per appunto craftare tavolo da gioco e le palle appunto per giocare. Ok, ragazzi, appunto per craftare prime cose, cioè per craftare il tavolo vero e proprio, bisogna appunto prendersi questi oggetti, ovvero un bastone, ovvero uno sticchetto, una pressure plate di legno, una pressure plate che penso sia di ferro, non so di che cazzo, di quale cazzo di materiale sia, un repeater, dei pulsanti e del bone meal, ovvero della farina d'oro. Dobbiamo appunto buttare il bastone sulla pedana a pressione e quindi ci darà questa pala, che è appunto la table tennis paddle, che è quella che praticamente ci consente di tirare la pallina a destra manca. E dobbiamo buttare questa pedana a pressione dal materiale sconosciuto e appunto il repeater, e ci creerà un pistone che è appunto il tavolo da tennis. Per appunto craftare il tavolo tennis vero e proprio dobbiamo fondere questi due oggetti, ovvero il tavolo tennis e questo qui. Ci darà quest'uovo, quest'uovo che ci consentirà, andiamolo a mettere qui così facciamo tutte le costruzioni belle che fighe, ci consentirà appunto di spawnare, ragazzi, come vedete, questo fighissimo, fottutissimo tavolo. Quindi cosa possiamo fare? Come vedete io muovo la visuale e in automatico si muove la pala che andrà a colpire la mia palla. Possiamo giocarlo con un player in multiplayer oppure con un villagere che adesso andrà a spawnare, ma prima dobbiamo appunto
appunto fare le palle. Le palle si fanno col pulsante e il bon mill appunto ci spawn una semplicissima pallina di neve che è comunque la ping pong ball. Andiamole a craftare tutte. E per giocare a ping pong ci basta buttare la palla, che come vedete parte e ovviamente misto la palla perché non c'è nessuno. Per giocare con qualcuno basta andare a prendere, ragazzi, un uovo di villico. Quindi andiamo a prendere l'uovo del povero villaggiere che dovrà giocare con noi. Lo spawniamo dall'altra parte del tavolo e appunto non si muove da lì perché è pronto a giocare con noi. Quindi noi appena abbiamo spawnato il nostro villaggiere, dato che noi siamo in single player tristi e soli, ok, come vedete inizia a giocare, ragazzi, ed è davvero troppo figo. Penso sia una cosa assurda, ragazzi, e non è nemmeno tanto semplice, perché prima o poi uno dei due, raga, sbaglierà e verrà fottuto. Intanto, sì. Ah, visto, guardate, perché cambia anche il bastardo la direzione. Ha sbagliato. Come dicevo, cambia anche la direzione della palla. Sì, vabbè, però devo prenderla, cazzo. Ok, così. Maledetto villaggero, non puoi battermi. Comunque, ragazzi, questo tavolo è molto figo, perché appunto funziona, è funzionale. E in un server multiplayer, ragazzi, lo vedo davvero troppo. Ho missato la bolla, io non ci credo. In un server multiplayer lo vedo davvero troppo, ragazzi. Magari appunto un minigames, appunto fatto tutto così, magari con tanti tavoli messi uno accanto all'altro e le persone che giocano, che cazzo ne so, magari pagando un gettone in game. Magari si possono fare davvero tantissime cose con questo One Command, perché appunto ricordo che è Minecraft Vanilla. Comunque, ragazzi, per questo video su One Command era tutto. Vi ho visto il ping pong e ha davvero funzionanti. Sono One Command fatti davvero benissimo. Veramente vi lascio qua sotto in descrizione. Come sempre vi invito a lasciare un bel pollice in su se vorreste altri video di One Command. E continuate qua sotto nei commenti magari qualche One Command da provare. Io vi saluto, la GPTech è tutto e ciao ciao!